Bentrovati amici di 100 Voci, grazie ancora per la vostra attenzione. In questa puntata, è una puntata un po' particolare perché parleremo, pensate un po', di monarchia. Parleremo di che cos'è la monarchia in questo periodo, soprattutto in questo momento, storico del nostro paese, della nostra Italia. E lo facciamo con il presidente nazionale dell'Unione Monarchica Italiana, l'avvocato Alessandro Sacchi, al quale do il benvenuto alla mia trasmissione. Grazie, grazie presidente. Lo dico subito, ci diamo del tu perché ci conosciamo, siamo amici, quindi è inutile interporre il lei. Quindi grazie Alessandro per aver accettato il mio invito. Allora, Alessandro Sacchi, tu sei avvocato, sei patrocinante in Cassazione, sei presidente dell'Unione Monarchica Italiana. La prima domanda che sorge, diceva un amico giornalista, sorge spontanea, ma questa monarchia adesso, nel 2020, in che cosa rappresenta, che cos'è nel 2020 la monarchia? La prima operazione da fare quando si parla di monarchia è sfrondare l'immagine che collettivamente si ha del concetto di monarchia. Troppo facilmente, quando si parla di monarchia, si pensa alla monarchia quale fu in Italia fino al 1946. E questo è fuorviante, perché per la maggior parte dei nostri iscritti, alcuni dei quali giovani, giovanissimi, moltissime centinaia, forse migliaia di ragazzini aderiscono all'Unione Monarchica Italiana. E per loro Umberto II è soltanto una fotografia in bianco e nero. Quindi non è una fascinazione esercitata da un ricordo, quanto la suggestione fortissima data da una comparazione. Oggi i ragazzi viaggiano moltissimo, navigano su internet, e quindi è facile guardare l'esempio di meccanismo costituzionale che offrono le monarchie di oggi. Quindi il primo ragionamento da fare, parlando sempre di democrazia parlamentare, con organi legislativi eletti dal popolo, con il popolo sovrano, il primo ragionamento da fare è che le meglio funzionanti democrazie parlamentari sono le monarchie d'Europa. Quindi quando si parte da questo punto di partenza, tutto diventa più facile. Non bisogna cadere nell'errore di immaginare la monarchia come è stata fino al 46, ma guardare come è adesso la monarchia moderna, la monarchia europea, il Giappone, addirittura... Com'è adesso la monarchia? Com'è adesso? La monarchia è l'immagine e la funzione delle monarchie d'Europa, è esattamente quella che si richiede al capo dello Stato quando si parla di democrazie parlamentari, e cioè l'esercizio della funzione arbitrale. In una democrazia parlamentare il capo dello Stato è il vertice dello Stato, ma non è il capo dell'esecutivo, non è il capo del governo, non ha, diciamo, potere legislativo, semplicemente rappresenta l'unità della nazione ed è il collante, diciamo, l'ammortizzatore fra tutti i poteri dello Stato. Insomma, è l'arbitro di una partita, e l'arbitro di una partita e l'arbitro ha necessità di essere terzo, perché se non è terzo non funziona. Non si può far arbitrare una partita di calcio ad uno che fino a poche settimane prima ha indossato la maglia di una delle squadre che giocano. Questo è una finzione alla quale ricorrono le repubbliche sempre, cioè la Repubblica Italiana. Abbiamo avuto capi dello Stato che per 50 anni hanno fatto i democristiani. E poi nel discorso di insediamento dicono: no, ma io sarò il presidente di tutti. È una finzione che può funzionare, per carità, non funziona quasi mai. Non si può essere per 50 anni socialista, per 50 anni comunista, come nel caso di Giorgio Napolitano, e poi essere terzo
rispetto alla dialettica, al dibattito politico, agli equilibri a volte che sono necessari. Poi vedi, proprio in questi giorni è venuto fuori come un uragano l'assordante silenzio che arriva dal Quirinale. Perché se esiste un limite enorme di condizionabilità di un capo dello Stato che deve essere eletto e quindi è condizionabile in quanto a necessità del consenso, ancora peggio è quando può essere rieletto. La rielezione è doppiamente condizionabile. Mi sarei aspettato al Quirinale dei segnali sulla vicenda del CSM, un intervento più incisivo. In un momento come quello che viviamo, di incertezze, la gente è senza riferimenti, c'è un governo che si è preoccupato di comprare i banchi a rotelle per delle scuole chiuse. Sembra una barzelletta quella sui manicomi. Che facciamo? Facciamo un bonus per l'acquisto dei monopattini, senza regolamentare i monopattini, non c'è obbligo di assicurazione, non c'è obbligo di casco, prima o poi faremo qualche morto e si porranno il problema. Bene, in questo marasma, dove sembra che comandi lo scemo del paese, non si è alzata una voce che è necessaria proprio nei momenti più difficili. Una voce, per fare un esempio comparativo, come il messaggio alla nazione che ha fatto Elisabetta II qualche mese fa, dove sulle note della canzone Noi ci incontreremo ancora, ha avuto un impatto fortissimo, rasserenante sull'opinione pubblica, perché gli inglesi non si sono sentiti soli. Anche perché voglio dire, Quindi comunque la regina Elisabetta ha la sua età, quindi è un'immagine molto materna e questo ha influito parecchio, sì, ma insomma. non è la nonna del Regno Unito. Pensa alla Gran Bretagna, è una democrazia così evoluta che non ha bisogno di una costituzione scritta, ma si regge solo sulle consuetudini. E la regina ha pochissimi poteri, tra i quali ne ricordo un paio: ha il diritto di essere informata dal governo, qualunque sia il governo in carica, ha il diritto-dovere di consigliare. Quindi è una funzione, gli inglesi dicono che regna ma non governa, che sono due funzioni distinte. Ma in una democrazia che funziona bene, con un buon principio dell'alternanza, se i laburisti non fanno quello che devono fare, gli elettori li sanzionano, perdono le elezioni e governano i conservatori e vanno così avanti da secoli, senza scossoni, perché nella continuità del riferimento lo Stato si rinnova di giorno in giorno. Cioè tu Ma dici questo non soltanto. rispetta quello che decide il popolo, quindi anche quando ci sono stati i laburisti, comunque la regina ha rispettato la volontà popolare. Certo, i laburisti sono monarchici, essere laburista non significa essere repubblicano. Per esempio, quando c'è stato il referendum qualche tempo fa della Scozia, la Scozia non chiese di diventare repubblica, sono sfumature. Chiese di diventare regno indipendente, sempre con Elisabetta regina. Perché poi nell'ambito del Commonwealth molte grandi democrazie, come l'Australia, come la Nuova Zelanda, come il Canada, nonostante la regina abbia semplicemente una funzione coreografica, sta sulla loro moneta, niente di più, eppure ciclicamente propongono dei referendum. E i neozelandesi, e gli australiani, e i canadesi scelgono di rimanere formalmente monarchia, con il capo dello Stato inglese, che poi in questo momento è la regina d'Inghilterra, che poi per me è una gigantessa, come riferimento, solo riferimento morale, non ha nessun potere, zero. Allora questo non soltanto nella Gran Bretagna, ma in nazioni che hanno avuto esperienze simili, se non peggio, delle nostre. In Spagna, dove c'è stata una dittatura feroce di Francisco Franco, che non era neanche fortemente ideologizzata come è stato in Germania o come è stato in Italia, ma sono passati con una transizione senza strappi da una dittatura feroce alla democrazia piena, completa, alle istituzioni europee e alla condivisione. E questo grazie alla guida di Juan Carlos. Non hanno mandato quelli che avevano servito Franco al confino,
non hanno fatto l'internamento come successe qui. E come ancora, paradossalmente, questo è uno dei più grandi misteri della storia d'Italia, esiste ancora una serpeggiante guerra civile, con una distinzione tra fascisti e antifascisti. E un rapido marchio, io sono, ho una rapida definizione. Per accreditarsi bisogna dire io sono antifascista. Oppure chi dice io sono fascista viene subito bollato come un criminale o come un mezzo scemo. In verità è un fenomeno storico che è avvenuto 80 anni fa. È come se uno dicesse io sono un puritano. Sono cose così antiche, così fuori dallo spazio-tempo. Parlarne ancora può essere un baloccamento per gli storici. Da poco è uscito un libro di Bruno Vespa pochi giorni fa che desterà non poche polemiche, perché sulla scia di quanto cominciò a fare Benedetto, scusami, Renzo De Felice qualche lustro fa, cerca di parlare del fascismo senza coinvolgimenti emotivi Prima e ancora cerca di Pisanò, anche trovare quelle Pisanò cose prima. che furono fatte bene per il bene d'Italia, senza bollare tutto come negativo. La verità è che sono passati 80 anni, solo che noi qui ancora tendiamo a cronicizzare lo stress. Allora, Coppi Bartali, Callas Tebaldi, Monarchia Repubblica. Fascismo, antifascismo. Non va bene. Tu hai scritto un libro, appunto, Conversazioni sulla monarchia, dove tratti tutti questi temi legati alla monarchia. Parli dell'articolo 139, dell'abolizione dell'articolo, della richiesta dell'abolizione dell'articolo 139, parli anche di Vittorio Emanuele III, di Vittorio Emanuele II. Insomma, è un libro in cui affrondi la tematica della monarchia in termini proprio attuali e moderni. Tu credi che i giovani si possano davvero avvicinare a qualcosa che è legata al passato? Franco, purtroppo i tempi rispetto a quando il liceo l'abbiamo fatto tu e io sono molto cambiati. Nel senso che quando io stavo al liceo c'era molta politica nelle scuole, io lo vedo dalle mie figlie e dai loro amici. Non sono informati come eravamo noi, non hanno voglia di partecipare e di capire, e credo che questo sia un ulteriore danno che ha fatto la Repubblica. 70 anni e più di storia repubblicana hanno mano a mano demolito i miti fondanti, per esempio, dello Stato unitario, che è cominciato a mettere in dubbio le qualità morali dei principali protagonisti del Risorgimento. Si è cercato di sminuire il valore, che ti voglio dire, ideologico che poteva avere la Grande Guerra nella formazione dell'immaginario collettivo. E si è cercato alla fine di sostituire il mito fondante del Risorgimento con un altro mito fondante, la Resistenza. Però, mentre il Risorgimento fu un fatto nazionale condiviso dalla maggior parte degli italiani, io ritengo che gli intellettuali durante tutte le fasi del Risorgimento non ebbero dubbi da che parte scegliere. La partita, le dinastie nazionali preunitarie se l'erano giocata nel 1848, il ruolo di Casa Savoia, portatrice non semplicemente di un progetto unitario, ma portatrice di libertà costituzionali, perché dove arrivavano i Savoia, o dove arrivò prima Garibaldi e poi Savoia, arrivava lo Statuto Albertino, il quale in territori dove la gente, ecco, in Sicilia l'espressione baciamo le mani era un fatto vero, gli umili baciavano le mani ai potenti, questa cosa fu abolita per decreto dittatoriale di Garibaldi. Bene, i Savoia si presentarono quali liberatori, non quali conquistatori, e tutti aprirono le porte. Ora, il fenomeno del Risorgimento, culminato alla fine con la Grande Guerra, il mito della vittoria, Trieste e Trento, le terre irredente, era un mito unificante, un mito che univa gli italiani a credere in qualcosa che affermò che gli italiani era un popolo che era diventata una nazione. La Resistenza no,
Resistenza è un mito innanzitutto che interessò soltanto metà dell'Italia, perché al sud la guerra finì nel 1943, alla fine. E poi la Resistenza fu una guerra civile. Gli italiani si spararono fra di loro, cosa che non succedeva da 100 anni, perché la guerra, la Repubblica Sociale, la divisione. Allora, alimentare questa divisione, alimentare la venerazione per miti che dividono, anche l'abrogazione della festività del 4 novembre, solennità solamente civile adesso, quando eravamo ragazzi noi era festa, perché era il compimento del Risorgimento, sostituire il 4 novembre con il 25 aprile. Ora, per uno straniero che arriva in Italia e deve fare delle valutazioni, dirà: ma voi avete vinto la Seconda Guerra Mondiale e perso la prima, che festeggiate il 25 aprile e non festeggiate il 4 novembre. Festeggiare il 2 giugno, che è una data che divide, perché il 2 giugno del 46, secondo i risultati ufficiali, e non parlo, non entro nel merito di maneggi che sicuramente ci furono, il 2 giugno la popolazione si spaccò a metà, secondo i risultati ufficiali. Quindi è una cosa che divide. Bisognerebbe festeggiare il 4 novembre, bisognerebbe festeggiare il 17 marzo, che è la data in cui fu proclamata la nascita dell'Italia, con la legge 1 del 1861, del 17 marzo, il re Vittorio Emanuele III assume, il re Vittorio Emanuele assume per il re, per sé e per i suoi successori, il titolo dell'Italia. Lì nasce l'Italia. Queste sono le date che bisognerebbe festeggiare. Si è lavorato bene, subliminalmente e neanche tanto, fino a snaturare gli italiani, i quali non hanno più miti. E ce ne accorgiamo alle elezioni, quando purtroppo, vedi, nella deprecata Prima Repubblica, i parlamentari, seppure alcuni discutibili e discussi, avevano delle oggettive qualità, almeno professionali, la maggior parte. Gli uomini di Stato erano professori universitari, persone che avevano dimostrato in altri campi la loro capacità. Oggi viviamo in un'epoca in cui una persona senza un titolo di studio, senza un cursus honorum, cioè uno che in condizioni non patologiche non potrebbe neanche amministrare un piccolo condominio, si trova a fare il ministro. E perciò siamo alla fine corsa, insomma, sono le battute finali di una vicenda storica. Alessandro, tu, oltre ad essere presidente nazionale dell'Unione Monarchica Italiana e ad essere avvocato, sei anche scrittore, perché non so se è stato il lockdown che ti ha reso scrittore, e hai scritto questo libro, che è Un po' di Roma, che è edito dalla Edizioni Fioranna, dove tu praticamente, in questo libro si parla di questo gesuita che viene dal lontano, e lui è un gesuita appunto che viene dalle colonie del Portogallo e viene per compiere una missione a Roma, parliamo del 1870, del maggio del 1870, prima della breccia di Porta Pia, e quindi prima della dichiarazione di Roma capitale d'Italia. Ecco, è veramente, io questo libro lo definisco un bel racconto, ma c'è molto anche di storia dentro, perché c'è il Concilio Vaticano I, c'è l'enunciazione del dogma dell'infallibilità del Papa, c'è proprio, descrivi molto bene quel periodo. Ed è appunto questo Un po' di Roma, cioè rimane lo stato del Vaticano, del potere temporale del Papa ancora un po', no? Perché secondo te il Papa, in questo libro non lo dici ma più o meno si riesce a intuire, debba avere ancora un po' il potere temporale su quello, oltre a quello spirituale ovviamente? Il Papa del periodo che io ho affrontato, premesso che mi sono divertito a scrivere questa operina, insomma un racconto lungo più che un romanzo,
che a me piace molto, ma come diciamo a Napoli ogni scarafone è bella da mamma soia. Quindi mi sono divertito a scrivere questa cosa, ambientato nelle settimane che precedettero il 20 settembre 1870, in Europa venti di guerra, Napoleone III da una parte, Bismarck con la Prussia dall'altra, e le gerarchie ecclesiastiche preoccupate dagli esiti eventuali di un conflitto e le ricadute negative o positive, o insomma le ricadute in generale che potevano esserci sul papato. Al vertice della Chiesa universale c'era in quel momento Pio IX, il quale nel 1867 non volle firmare la grazia, non volle concedere la grazia a Monti e Tognetti, quindi soltanto 3 anni prima dei patti di cui mi occupo nel libro. E curiosamente però la Chiesa l'ha fatto santo. Allora sono partito da un'analisi e ho detto Pio IX poteva anche commutare la pena e incarcerare a vita, insomma, se era un sant'uomo. Probabilmente Pio IX non prendeva lui tutte le decisioni e questo nel libro si adombra e si intuisce. Il personaggio, il protagonista, mi è molto caro perché è un gesuita napoletano che ha viaggiato un Don po' il Salvatore, mondo. Don Salvatore. Padre Salvatore, mi è molto caro, è un gesuita napoletano che proviene da una famiglia Una famiglia molto aristocratica, quindi benestante. da un lato è un uomo di mondo, dall'altro è un soldato, perché i gesuiti sono soldati, e esegue ordini, gli chiedono i suoi superiori di cercare di cadere in piedi, come mai si debba cadere. E quindi lui incontra i protagonisti del periodo, dal cardinale Antonelli, che era un personaggio sui generis, Suto. l'ultimo segretario di Stato dello Stato Pontificio, che era diventato cardinale senza nemmeno essere prete. Certo. Era insomma un uomo molto di Giovanissimo. mondo, assai poco un uomo di Dio. Incontra Pio IX, incontra Padre Beck, che la lettera ha trattato bene, Papa Nero, l'orditore delle trame, e invece era solo uno preoccupato degli affari suoi, insomma, della Chiesa e di quello che poteva succedere. Alessandro, siamo in conclusione, siamo in conclusione. Sì. Potremmo chiaramente continuare a parlare, ma lasciamo il gusto a chi ci segue di andarlo a leggere questo libro, anche perché secondo me non è conclusivo. Cioè, credo che no, lasci con dei puntini di Finale sospensione. aperto, bravo, ma è Tipo finale chiuso. per esempio la storia, la vita poi di Annibale, che è il figlio di un fratello. Dello zio praticamente, che Sarà un seguito. lo accenni, appunto, e poi questo Roma, questo po' di Roma finisce, insomma, lo lasci un po' così. Quindi presumo che ci sarà il seguito di questo Un po' di Roma di Alessandro Sacchi, edito da Fioranna Edizioni. Io ringrazio te, ringrazio della tua disponibilità, ringrazio tutti gli amici di Cento Voci e a una prossima puntata. Grazie.